Ciao a tutti, sono Nesi. Oggi siamo qui per una nuova puntata di, diciamo, la seconda parte dell'apertura delle Gashapon che mi sono arrivate dal Giappone nel box Candy Sun. Come al solito vi lascio il link al sito in descrizione qualora vogliate acquistare anche voi queste Gashapon che, come ricordo, costano pochissimo, alcune 80 centesimi, alcune... Questa è costata un pochino di più, tipo 4 euro, però le altre tutte intorno a 1 euro, massimo 2 euro. E qui ne ho tre dei Pokémon, che sono tre spille rimaste, diciamo, tra quelle che avevo ordinato. E poi c'è una Love Live qua, non so se le conoscete, ma è un anime giapponese. Io non lo conosco benissimo, però mi sapevano troppo carine e quindi le ho prese. E poi c'è questo che è uno scettro di Sailor Moon, che avrete visto ormai un po' dappertutto, soprattutto sul canale di Erika Kawaii e sul canale di Dada Rose, che hanno già aperto alcune di queste. E io ne volevo uno da tantissimo, e uno qualsiasi di questi mi va bene perché mi piacciono tutti i personaggi e i loro relativi scettri, quindi non ho nessun problema. Iniziamo subito da questo. Vi faccio prima vedere quali si possono trovare. Questo è uno del, diciamo, una checklist dell'altra volta. E sono questi qui. Io, come ricordo, soprattutto volevo Eevee, Sylveon e la Mega Evoluzione di Charizard. Però mi piacciono comunque tutti. E ci sono appunto questi due nuovi personaggi che sono quelli di un nuovo film che sta per uscire, insomma, dei Pokémon. Quindi niente, apriamo subito la pallina. Eccoci qui, apriamo subito e vediamo chi abbiamo trovato. Che carino! Abbiamo trovato uno di quei nuovi personaggi, appunto, che si chiama Punichan. Ovviamente questo è in giapponese, poi credo che in italiano gli cambieranno nome. Però è molto 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 carino. E come ricordo sono fatte molto bene queste spille. E ricordo che una di queste, non vi dico quale, sarà presente nel giveaway che farò prossimamente. E niente, questa è Punichan, che è super super adorabile. E ancora non hanno ben svelato qual è chi è il personaggio, se è una parte dell'altro oppure no. Comunque poi lo vedremo. Apriamo ora questa seconda. Ecco qui, e ora vediamo chi abbiamo trovato. Sylveon, quella che volevo di più. E la chiamano in giapponese ninfia, suppongo, o non so, in inglese, insomma, in giapponese la chiamano così. Comunque è Sylveon, è troppo carino. Ora lo apro e vediamo. Come ricordo, appunto, sono fatte molto molto bene, sono spesse e molto solide, quindi non si romperanno assolutamente. Qui c'è, ci sono tutti i credits che sono originali, molto 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 carina, veramente adorabile. Andiamo avanti e ora apriamo questa ultima dei Pokémon. Ecco qui, vediamo l'ultima. Un altro nuovo, appunto, sempre il nuovo Pokémon. Mi sembra che in italiano sia Zygarde o qualcosa del genere. Qui come l'hanno chiamato? Zygarde, infatti. Eccolo qui. È molto molto bello, è tipo tutto pixelato verde e nero e mi piace tantissimo l'accostamento dei colori. Non so esattamente che tipo di Pokémon è, se è tipo drago oppure non lo so, non mi sono informata ancora, però è molto molto bello. Quindi abbiamo trovato lui. E ora andiamo con queste, che sono le Love Live, e vediamo chi abbiamo trovato. Allora, ecco qui la checklist, diciamo. Sono loro le principali. Vediamo quali erano in questa serie. Eccole qui. Abbiamo questa bionda. Io non so tutti i nomi, quindi scusatemi. Comunque abbiamo queste qui e sono tutte molto carine. Tutte e cinque, mi piacevano tutte quante. Adoro quelle con i capelli scuri, viola e blu. Adoro questa perché, queste due perché mi somigliano e questa pure è molto carina con i capelli rosa, quindi non ho preferenze. Vediamo subito chi abbiamo trovato. Questa qui. Allora, se non sbaglio, lei dovrebbe essere Umi. E è quella con i capelli blu e mi piace veramente tanto. Ora la tiro fuori. Eccola qui. È carinissima. Come vedete ha il suo vestitino sempre azzurro e i dettagli sono stupendi. L'ho pagata tipo 1 euro, solo che qui da noi non ci sono queste cose così carine. È troppo dolce. Quasi quasi vorrei prenderne altre, ma non credo che ordinerò presto altre cose dal sito perché ci è voluto troppo tempo. Però sono molto molto carine. Come avevo detto l'altra volta, ci ha messo più di un mese e mezzo a arrivare, quindi insomma, un
po' troppo tempo, però sono adorabili. Guardate quanto è carina, troppo dolce. E ora andiamo all'ultima apertura di questo scettro. E come ho detto, non ho preferenze e non credo si veda neanche da fuori qual è, quindi vediamo subito di chi si tratta. Allora, ecco qui diciamo la checklist, appunto. Sono solo quattro scettri. E abbiamo allora quello di Sailor Pluto, Neptune, Uranus e Chibiusa. Questi sono tutti contenenti una specie di finto rossetto, e questo invece non ce l'ha. Come ho detto, mi piacciono tutte, forse loro due di più, però anche quello di Chibiusa sembra fatto molto bene. E niente, vediamo subito chi abbiamo trovato. Questo ci spiega un po' i simboli, eccetera, e presenta anche uno stand così lo possiamo mettere in piedi. Mi sa che è quello di Sailor Pluto. Ora lo apro. Allora, ecco qui, e vedete anche che sto registrando. Ciao! Qui c'è uno specchietto, come vedete qua, e ha questo praticamente rossettino qua, e qui c'è il simbolo di Pluto e anche sulla stella in cima. E qua ha questo stand molto molto carino. Mi piace molto, devo dire, sono molto carini. Pensavo fossero leggerissimamente più grandi, ma sono comunque molto carini. E niente, quindi questo è lo scettro che ho trovato e mi piace molto perché Sailor Pluto sicuramente è la più ragionevole delle guerriere, diciamo, del sistema solare esterno. Secondo me è quella un po' più intelligente di tutte. E quindi mi piace parecchio. E niente, ora dispongo tutto quello che ho trovato. Ecco qui tutto quello che ho trovato oggi e sono molto 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 contenta di quello che ho trovato, appunto, mi piace tutto. E ditemi che ne pensate nei commenti e se vi è piaciuto, vi sono piaciuti questi due video, insomma, apertura di cose giapponesi. E niente, io vi ringrazio ancora, vi ricordo di lasciare un like, commentare, iscrivervi al mio canale se vi va e presto farò un giveaway e ci sarà anche una di queste spillette provenienti dal Giappone. E niente, io vi mando un bacione e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ciao!